È iniziata la settimana di Natale anche per i viponi del GF VIP e non a caso già dalla diretta di lunedì, 21 dicembre 2020, si respira l'atmosfera di festa nella casa e in studio. Anche Alfonso Signorini, che ha sottolineato che il 25 dicembre il reality non andrà in onda, era di rosso vestito per l'occasione. E poi tante sorprese in tema, da Cristiano Malgioglio che dopo tanti anni ha rimangiato il panettone con i suoi ex coinquilini a Arisa e Alberto Urso di Amici che si sono esibiti in giardino per gli abitanti della casa e tutto il pubblico. Sul finire della puntata, poi, una sorpresa per tutti, il video di auguri registrato dai familiari. Il conduttore ha mostrato la bella clip ai suoi viponi ma si è subito notata qualche assenza. Continua dopo la foto, genitori, nonni, figli, fidanzati, mariti e mogli, ogni vipone ha avuto il suo augurio per Natale, ma come non notare che Natalia Paragoni, la fidanzata di, non ha partecipato al filmato. I due si sono conosciuti e innamorati a UE di più di un anno fa e a inizio reality lei ha fatto anche una breve incursione nella casa per sorprenderlo. Continua dopo la foto, Andrea, dal canto suo, nei giorni scorsi ha avuto pensieri molto carini per la sua fidanzata. Zelletta ha voluto far recapitare alla fidanzata un messaggio e, mandandole un regalo confezionato con le sue mani, si è rivolto direttamente alla compagna, mai avrei pensato di trascorrere il Natale senza di te. In me è cresciuta la voglia di paternità, vorrei che tu fossi la madre dei miei figli. Continua dopo le foto, ma di Natalia Paragoni, nella clip di auguri ai Gefini, nemmeno l'ombra. Forse il GF VIP manderà in onda prossimamente i suoi auguri a Andrea, ma non solo si è fatta sentire la sua assenza, mentre andava in onda la puntata, tra le storie di Instagram la ex corteggiatrice di UED ha scritto, non ho più parole. Senza ulteriori spiegazioni. Dicembre 2020/